Eccoci qua ragazzi, finalmente stiamo in partenza direzione Marmolada. Andiamo a scoprire le specialità del cibo soprattutto, ma andiamo a vedere anche i borghi, quindi seguiteci perché ne vedrete delle belle. Ciao! Dopo 4 ore di viaggio sotto l'acqua siamo arrivati a Baitadovik. Ragazzi, una struttura bellissima, venite con me. Siamo arrivati a Sottobuda, adesso andiamo dentro l'ufficio turistico a trovare Anna che ci guiderà in questa bellissima esperienza. Ciao. Buongiorno, come va? Tutto bene. Piacere conoscerti. Sottobuda. Grazie mille. Uno dei borghi più belli d'Italia nelle Dolomiti. Io andrei subito a fare un bel giro e a scoprire le bellezze di questo bellissimo borgo. Anna, io mi offro volontario in questo percorso. Comunque il tempo oggi è veramente bello, eh? Sì. Vedo qui un sacco di figure interessanti. Cosa sono di preciso queste figure? Sono delle rappresentazioni della vita quotidiana qui a Sottobuda, sia del presente che del passato. Bellissimo. Allora, stiamo andando verso la chiesa di Sottobuda. Raccontami qualcosa di questa bellissima chiesa. Allora, la chiesa dei Santi Fabiano, Sebastiano e Rocco. È una chiesa che è nata proprio con il paese, quindi per poche famiglie. Mi dicevi, Anna, che c'è una chiave particolare per aprire questa chiesa? Eh sì, la chiave della chiesa di Sottobuda. Bellissima. È un pezzo unico, realizzata in ferro battuto artigianale di Sottobuda. Viene conservata dalle famiglie a turno. Che onore aprire la chiesa di Sottobuda. Io vado subito. Vai. Wow. Che bellezza! Vista questa meravigliosa chiesa, adesso ci dirigiamo verso le botteghe artigianali. Esatto, che sono una tradizione di Sottobuda, la lavorazione del ferro battuto e del legno. Andiamo subito. Ma dov'è Mago Merlino? Allora, adesso ti porto a conoscere la famiglia di Danilo e Yasna, la piccola Caterina, che lavorano nel loro campo di zafferano. Ok, andiamo subito. Questo è un bulbo di zafferano che sta buttando fuori il germoglio. Poi il germoglio continua a svilupparsi, quando esce diventa erba e poi diventa fiore. Adesso andiamo a annusare lo zafferano. Voi non potete, ma ci proviamo, eh. Io l'annuso. Qui Danilo e Yasna mi hanno omaggiato di un regalo veramente bellissimo, di un prodotto di altissima qualità, e quindi lo vado subito a scartare. Wow! Zafferano della Marmolada, zafferano rigorosamente di alta montagna, un prodotto di nicchia e di qualità, sicuramente da valorizzare. E chissà se non mi viene in mente una bella ricetta utilizzando pasta lanterna, che ne dite? Io ringrazio Danilo, Yasna e la piccola Kate per il vostro bellissimo omaggio e adesso me ne vado in cucina a cucinare uno dei vostri piatti tipici, i canederli. A presto! Siamo qui con Jacopo Rossi, chef di Baitadovik, che adesso vi insegneremo a fare i canederli, vero? Jacopo, io mi metto il bavaglio. Allora me lo metto anch'io. Vai, bavaglino. E adesso l'assaggio. Come si chiamava quella salsiccina? Pastin. Il pastin dona ancora più sapidità al piatto. Secondo me è veramente eccezionale. Viaggi con la lanterna finisce qui, ma questo è solo l'inizio. Dalle Dolomiti è tutto, un bacione a tutti.